Chi invece ieri ha fatto un grandissimo risultato, abbiamo detto all'inizio, e diamo il benvenuto e lo ringraziamo della disponibilità al presidente del Pisa Sporting Club, Giuseppe Corrado. Benvenuto, presidente. Buonasera. Innanzitutto complimenti, siamo già sentiti nel pomeriggio, una grandissima prestazione dei suoi ragazzi e questo super Moscardelli che dopo 9 anni torna al gol, ma soprattutto un Eurogol, l'abbiamo detto anche qua in diretta poco fa. Se era in Serie A, può darsi faceva il giro del mondo questa rovesciata, presidente. Credo di sì, questo è stato un colpo di un giocatore che ha classe, che ha questi colpi nel proprio repertorio. Un giocatore che chi conosce, io è 2 anni che lo frequento negli allenamenti e fa normalmente queste cose, quindi lui ama il calcio, ama divertirsi, per cui queste cose le trovo, prova i tiri da campo, fa queste cose e forse solo come lui ieri poteva in quell'azione pensare di fare una rovesciata e farla con quella classe, con quella Certo. perfezione di colpo, ecco. Però ci sono queste cose. L'altro anno nei playoff ha fatto 2 gol alla Carrarese e all'Arezzo, devo dire di qualità diversa, ma sempre particolari, speciali, no? Come purtroppo le aveva fatto l'anno prima a noi, quando giocando nell'Arezzo, fece una partita solo 2 gol. E le fece tutte e due molto bello, uno addirittura praticamente fece quasi da metà campo, ma non con un tiretto, con un portiere fuori casa, no, proprio con un tiro forte Certo. e una situazione particolare, un po' precaria perché c'era un terreno molto pesante. Lui ha questi compiti e è un giocatore che tutti gli anni all'avvio del campionato ha la sfortuna di avere qualche incidente. Lo scorso anno si è fatto uno stiramento ed era stato il primo della carriera, così adesso per noi, per cui era molto preoccupato e il recupero è stato più lungo. Quest'anno ha avuto un incidente un pochettino più delicato perché si è rotto il tendone metatarso, quindi la frattura del tendone metatarso è sempre difficile da recuperare. Poi è chiaro che quando si recupera, ci ha messo un mesetto per ritrovare le condizioni. D'altro canto è un giocatore che pesa 82 kg, quindi ci vuole un po' più di tempo degli altri, e poi ha Certo. anche 39 anni, no? Insomma, merita tutto la Sì, nostra, sì, sì. No, diciamo, poi attenzione. è un ragazzo coinvolgente, un capogruppo, è un vero capitano. Tra l'altro questa settimana non è stato neanche tanto bene perché ha avuto la sindrome influenzale, quindi aveva i conati di vomito, ma non ha mai smesso di allenarsi perché lui sapeva che la squadra aveva bisogno di lui, specialmente in un momento dove sono tanti i giocatori assenti, quindi non ha, la rosa si è assottigliata per motivi di circostanze fortuite. Lui aveva capito che doveva essere presente e fare anche una grande partita come ha fatto. Fatto benissimo. Presidente, lei è anche consigliere di Lega, è stato eletto Sì, sì, sì. poco tempo fa con il presidente Balata e ci sarà appunto l'introduzione della VAR. Ora, senza fare polemiche, che voi non siete abituati a fare polemiche, però se qualche risultato poteva essere un po' diverso, anche la vostra classifica a vederla oggi poteva essere veramente tutto diverso. Sì, forse noi abbiamo avuto qualche episodio sfortunato e devo dire la casualità di quest'anno è che ne abbiamo avuto qualcuno sfortunato è sempre a nostro sfavore. Che Guarda poi, caso, taglio nuovo. visti alla fine della partita, anche senza VAR, ma visti con i riflessi filmati, anche ieri il gol del Trapani, oggi rivisto tranquillamente, e c'era un fallo sul nostro difensore, non ha influito sul risultato. Credo che domenica con Lentella ci fosse forse non eclatantissimo il fuorigioco, ma visto il rallentatore, alla fine si è visto che c'era comunque una gamba del giocatore al di là del nostro difensore. È chiaro che in qualche circostanza puoi essere fortunato, in qualche sfortunato. Io credo che l'introduzione della VAR in Serie A è servita perlomeno a dirimere i casi di fuorigioco, a Sì. dirimere i casi più eclatanti dove la valutazione oggettiva
permette attraverso il riflesso filmato di intuire qual è la scelta e la decisione giusta. Purtroppo rimane questa incertezza sulla variabilità del fallo di mano, dove la volontarietà, prima la gamba, poi il braccio, l'avambraccio spostato dal corpo, la parte esterna. Io credo che lì bisognerebbe essere più drastici, catalogare la tipologia di fallo dove il mani è mani, e credo che con qualche accorgimento si potrebbe rimediare anche a questo. In ogni caso credo che chi vuole essere onesto lo deve essere. Negli ultimi due anni con la VAR si sono limitati di gran lunga gli episodi di contestazione. Poi è chiaro che nasce sempre la contestazione, perché casualmente qualche volta l'arbitro non viene richiamato dalla sala VAR, e invece sarebbe opportuno che magari è meglio fermare una volta in più, ma andare a vedere. Qualche volta il fallo di mano ha un'interpretazione diversa durante la stessa partita, ma l'uomo ci sarà sempre che valuta anche la VAR, quindi qualche colpa, qualche errore lo dobbiamo consentire, anche perché sbagliano i nostri difensori, sbagliano i nostri portieri, sbagliano i nostri attaccanti, e può sbagliare anche l'arbitro, dico. Ogni tanto, diciamo così, Presidente. Io ho altre domande, però ci sono tantissimi nostri opinionisti qui presenti. Parto da Claudio Leoni, lui è stato allenatore delle giovanili del Pisa ai tempi di Romeo Anconetani. Prego, Claudio. Buonasera, Presidente. Buonasera. Se abbiamo fatto una foto l'anno scorso al Bissola, se si ricorda, sì. Fuori dello stadio di Chiavari. Sì, sono sì, io. Me lo ricordo. Poi siamo trovati diverse volte. Ci siamo incrociati mentre io passeggiavo nervosamente in attesa della partita. Perfetto, perfetto. Poi vabbè, ci siamo rivisti diverse volte alle cene con l'Aliana Bandini. Sì, quindi sì. Siamo conosciuti. No, ce l'ho ben presente. Vai Claudio, cosa vuoi chiedere al Presidente? Niente, complimenti. Io la partita ieri l'ho vista alla televisione, perché chiaramente Trapani non ero fra quei 150 che sono stati così temerari di sfidare. Tra l'altro con un vento, con mamma un vento mia, che visto ha una veramente cosa incredibile, una cosa una incredibile. Roba incredibile. Sì, io sì. Una roba di questo genere. Vanno ammirati. Comunque abbiamo fatto una partita per conto mio da squadra vera ieri sera, sinceramente. Sì, al netto del risultato, proprio la prestazione è stata, specialmente il secondo tempo, stato un dominio assoluto del campo. Assolutamente, difatti possesso palla, occasioni da gol, perché abbiamo preso un loro, palo, loro fatto. Come ha detto pure Baldini, che poi ho visto è stato esonerato, anche lui mi spiace. Sì, si è rammaricato, perché lui pensava che la sua squadra al secondo tempo entrasse in campo con un ardore migliore, invece è stato proprio annichilito. Forse il primo tempo, anche tutte quelle situazioni di angoli, di punizione dal limite, erano derivati dal fattore vento, che chiaramente li spingeva avanti, quindi quell'ardore che loro avevano nel primo tempo era fatto da questa situazione. Il secondo tempo, non avendo la spinta del vento, si sono piano piano affievoliti, ecco, quindi diciamo una partita per conto mio da incorniciare. Bene. E direi grosso merito anche al mister, perché tutte le settimane tira fuori dal cilindro situazioni diverse anche a livello tattico, come quella di ieri sera, con una penuria di organico, quindi non è neanche facile per un allenatore trovare tutte le settimane i giocatori giusti al punto giusto, quando in certi ruoli ti manca il giocatore giusto, ecco, giocatore del ruolo. Quindi direi molto bravo anche in questo. Ecco. Facciamo, sentiamo il Presidente. Prego, Presidente. Sì, no, condivido, ma credo che l'impostazione di gioco più o meno è sempre la stessa. Cioè noi, io lo vedo, l'allenatore dall'inizio del campionato scorso vuole che si giochi molto la palla, che non si abbia fretta, che si palleggi molto. È chiaro che in condizioni di vantaggio, come noi abbiamo affrontato il secondo tempo, una squadra che sa palleggiare, noi la casualità ha voluto che, avendo una carenza di punte, avessimo un centrocampista in più, devo dire sono tutti centrocampisti piuttosto
portati a giocare, a costruire piuttosto che a difendere, a parte forse Marin che è un conquistatore di palle, sì. Tutti gli altri sono palleggiatori, per cui è chiaro che anche l'avversario, quando tu vedi una squadra che palleggia, che si passa la palla, che mantiene il possesso palla e che poi ha alcune peculiarità, perché Lisi che spinge forte a sinistra, Pinato che se arriva al limite dell'area ha veramente un bel tiro, è chiaro che questo ti mette un pochettino in difficoltà dal punto di vista dell'avversario. Teniamo presente che noi avevamo visto due o tre partite del Trapani e anche il nostro allenatore sosteneva che il Trapani è una squadra che gioca bene, tra l'altro che ha delle anche individualità notevoli davanti, sì. Però con noi non li ha messi in mostra e devo dire che più o meno la stessa cosa, guardi, più o meno lo stesso tipo di partita, almeno il secondo tempo, è stato sia con l'Entella che con Livorno, no? Io credo che Livorno, per come noi abbiamo visto giocare, io ho visto giocare sempre molto bene e ha fatto meno punti di quelli che meritava. Con noi forse è stata una partita in cui il Livorno è apparso un pochettino più in difficoltà e poi la casualità ha vinto la partita, perché a volte il risultato non è aderentissimo al gioco. Però noi abbiamo fatto sembrare magari poca cosa il Livorno, che invece per me il Livorno fino a quella partita l'avevo visto giocare bene. L'Entella, idem il secondo tempo, noi abbiamo avuto 7, 8, 9 occasioni da gol e non abbiamo tirato e non abbiamo segnato. Ieri sera le prime due occasioni da gol abbiamo fatto due gol, ecco, quindi il calcio è fatto anche di queste cose, capito? Molto probabilmente l'importante è giocare, tenere la palla, essere costruttivi, creare le occasioni e poi può darsi che un risultato in una circostanza possa arridere l'avversario, però a lungo andare credo che poi alla fine i numeri ti danno quello che ti meriti, ecco, più o meno è sempre così, almeno alla fine del percorso. Durante il percorso può capitare che dopo due o tre settimane uno può avere qualche punto in meno rispetto a quello che avrebbe meritato, ma alla lunga io credo che la situazione poi si pareggi. Presidente, prima di passare la domanda a Giorgio Lazzi di Calcio Toscano, qui accanto a me, mister Riccardo Marmugi, che è l'osservatore tecnico del Gozzano per la Toscana. Quindi sì, l'anno scorso vi ha visto molte volte. Prego, devo fare una domanda sul futuro. Buonasera, Presidente. Buonasera. Buonasera. Senta, complimenti al Gozzano per la squadra che gioca molto bene. Grazie, le riporterò ai direttori e alla presidentessa. Volevo chiederle, visto tra l'altro l'andamento del campionato passato, dove io vi ho visto spesso all'arena, c'è stata questa involuzione positiva dal girone d'andata al girone di ritorno, cioè una squadra che ha cominciato a macinare calcio, a ottenere dei risultati importanti e a ottenere poi quello che naturalmente è stato il passaggio di categoria. Nell'ottica di questa stagione, vedendo anche la classifica, togliendo il discorso del Benevento, che ormai ho la sensazione faccia un campionato a sé, ma nell'ottica della classifica ci sono nell'arco dei 7-8 punti e nei campionati di Serie B sappiamo la lunghezza di questo campionato, la difficoltà che dà. Da parte vostra c'è il pensierino di tornare sul mercato? C'è la voglia, la volontà di tentare di far qualcosina in più vedendo un pochino gli organici delle altre squadre? Ma guardi, io credo che più di una volta l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito, l'ha detto il nostro direttore sportivo, l'ha detto mio figlio, l'ho detto io alcune volte, quindi adesso mi ripeterò anche. Io credo che una società che voglia costruire futuro deve programmare quello che vuole fare e deve programmare a luglio quello che può essere fatto alla fine del girone d'andata a seconda delle 3-4 dei 3-4 scenari che si possono presentare. Uno scenario dove la squadra, noi avevamo una squadra che era molto amalgamata, perché 7 undicesimi arrivano addirittura dal primo anno di Serie C, quindi noi abbiamo programmato fin dall'inizio quello che era l'ossatura di una squadra che avrebbe potuto, nel caso in cui si fosse vinto il campionato, fare un buon campionato di Serie B, anche perché ci sono giocatori che la Serie B
l'avevano già fatta, l'avevano fatta, alcuni avevano fatto la Serie A, Masucci, certo. Moscardelli, Gucker, sono stati giocatori anche di Serie A, De Vitis, poi la sfortuna di un incidente importante, abbiamo inserito Varnier che ha fatto un campionato di Serie B notevole, Ingrosso ha fatto la Serie B, ma al netto di questo io credo che l'appetito vi è mangiando, ma il miglioramento di una squadra dipende da certi meccanismi e dalla maturazione di certi giocatori più che dall'inserimento di giocatori. Io credo che bisogna fare le cose che servono. Lo scorso anno la nostra squadra, che si era costruita in un gioco nuovo attraverso un nuovo allenatore, si è resa conto tra ottobre e novembre che alla squadra mancavano alcune peculiarità per permettere al nostro allenatore di passare ad una impostazione diversa del gioco. Noi siamo partiti con la difesa 3, con un 3-5-2 che era l'idea del mister sulla base della rosa che avevamo. Lungo il percorso si è reso conto che noi avremmo creato più occasioni da gol, avremmo creato più gioco passando con una difesa 4, ma servivano delle mezze punte, serviva un'altra punta, e quindi abbiamo fatto le cose che pensavano servisse. Quest'anno la situazione è un po' diversa, le idee erano molto chiare, noi abbiamo dei giocatori che possono essere polivalenti, invece abbiamo avuto qualche piccolo incidente di percorso in termini di infortuni, credo che però nella sfortuna non siamo stati così sfortunati, perché alla fine l'incidente più importante appunto l'avevano avuto Liotti e Moscardelli con la frattura del metatarso, e purtroppo Varnier ha avuto un incidente gravissimo e credo che non sarà più disponibile per questa stagione, o perlomeno se lo sarà, solo sarà proprio per le ultime settimane. E invece Marconi ha avuto un menisco, quindi io credo che Marconi con l'inizio del mese di gennaio possa ritornare ad allenarsi con la squadra, quindi è disponibile. Noi abbiamo le idee chiare su quello che può essere qualche piccolo inserimento, dico piccolo perché sono idee che noi abbiamo e che abbiamo da settembre e che condividiamo tra di noi e con il nostro allenatore, che però andranno a inserirsi in alternativa ad altri, perché abbiamo una rosa decisamente abbondante. E adesso è chiaro, negli ultimi settimane abbiamo magari difficoltà ad arrivare a 18 perché abbiamo 9 giocatori fuori uso, però normalmente avevamo molti giocatori che andavano a sedersi in tribuna perché noi sapevamo che il campionato sarebbe stato difficile, che si poteva avere problematiche di infortuni e volevamo essere in condizioni di avere alternative al livello sempre più o meno dello stesso livello. Per cui noi abbiamo delle idee, abbiamo le idee per fare qualcosa che semmai dia qualcosa in più, naturalmente, perché quando si ha una squadra che funziona, migliorarla non è mai facile, perché si rischia di mettere un giocatore che magari non rende come rendeva quello precedente, o nello stesso ruolo creare dei... non dimenticando che una squadra è un gruppo molto molto affiatato che sta giocando insieme ormai da 2 anni e che gioca con dei sincronismi particolari. Ciò nonostante il mercato offre giocatori che noi stiamo vedendo da 5-6 mesi e che potrebbero integrare la nostra rosa, e se si creeranno i presupposti faremo sicuramente qualcosa. Il campionato, come ha detto lei, è un campionato che ci ha sorpreso perché noi eravamo convinti che ci fosse un equilibrio nel centro, ma ci fossero quelle 3-4 formazioni che potessero prendere il largo e si distanziassero. Invece, se noi togliamo il Benevento, come ha detto lei, nello spazio di pochi punti ci sono veramente tante squadre. E noi è chiaro che siamo in una posizione dove la seconda in classifica, che è il Pordenone, ha 5 punti più di noi, e però noi l'abbiamo battuta, il Benevento è primo ma noi abbiamo pareggiato sbagliando rigore all'ultimo momento, la Cittadella abbiamo pareggiato la Cittadella, con il Frosinone dobbiamo ancora giocare, per quelle che ci sono nei primi 4 posti
se le abbiamo incontrate, il Chievo l'abbiamo incontrato e abbiamo pareggiato lì, non abbiamo perso con nessuno. Ahimè, noi abbiamo perso punti con magari formazioni che forse erano meno blasonate di quelle che sono in testa alla classifica. E quello che a noi ci riempie di soddisfazione è che siamo una neopromossa, per cui avere 23 punti a 3 giornate dalla fine del girone d'andata e ad avere la terz'ultima a 9 punti ci dà la serenità di avere ottenuto quello che pensavamo di poter fare, anche qualche cosina di più. La seconda in classifica 5 punti avanti, e quindi 5 punti si sa che sono tanti, ma non sono tanti in un campionato dove i 3 punti cambiano velocemente da una domenica all'altra le posizioni in classifica, e c'è questo addensamento di tantissime squadre tra il terzo posto e l'ottavo posto, che era inimmaginabile. Cioè, io credevo che 4-5 squadre potessero prendere il largo, almeno sulla carta, perché certo, erano squadre che si erano dotate di giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza. Oggi però capiamo che il campionato di Serie B ha questo equilibrio, che è dettato dal fatto che tanti nuovi giocatori, giovani, si sono inseriti, si sono imposti e hanno livellato molto il valore delle squadre. Ecco, questo è un po' il senso del ragionamento, perché poi io credo che anche le ultime 3-4 squadre non hanno niente da invidiare, perché se azzeccano 2-3 risultati, io credo che il Cosenza io l'ho visto giocare benissimo, il Livorno, l'ho detto prima, ho visto 4-5 partite dove poi ha perso 1-0, ma non meritava assolutamente di perdere. Juve Stabia, noi siamo andati alla seconda di campionato e ci siamo detti questo è un campo difficilissimo da giocare. Il Trapani, voglio dire, ha battuto il Chievo 4-0, in casa ha fatto dei buoni risultati. Quindi dobbiamo stare allerta, perché è un attimo ripiombare giù, e noi vorremmo invece cercare di consolidare questa posizione e fare un campionato di acquisizione di esperienza. Poi vediamo alla fine del campionato come saremo e se ci saranno delle condizioni per poter fare qualcosa in più, lo faremo. Ecco. Anche per far sognare il cosiddetto popolo nerazzurro, Presidente. Sì, loro sognano sempre. Comunque, e se lo meritano. Certo. Beh, sono sempre presenti, e oltretutto sì, è veramente il dodicesimo uomo. Io credo al netto del dodicesimo, io credo che noi dobbiamo essere orgogliosi del pubblico, ma proprio orgogliosi per quello che noi riusciamo a presentare, perché poi alla fine l'arena ha sempre un colpo d'occhio importante. Io vedo che tutti quelli che vengono, i nostri avversari, alla fine e a me fa molto piacere, si congratulano per l'ambiente, per il tifo e anche per il terreno di gioco, perché anche il terreno di gioco deve avere la sua importanza. Pronto? C'è il Presidente? Sì. Ecco, no, avevo perso un attimo. E per funzionare, prego, occorre che funzioni tutto, deve certo funzionare il meccanismo, deve funzionare le partite, devono funzionare i terreni, deve funzionare l'ambiente. Perché la cosa molto brutta è vedere partite con 1000 persone, con 1500, certo, perché se noi vogliamo veramente far imporre la Serie B come un campionato bello, com'è, perché è un campionato veramente bello, dobbiamo riuscire a attrarre tifosi. Per attrarre tifosi occorre non fare delle promesse fine a se stesso, ma cercare di creare i presupposti perché chi ama la squadra possa sentirsi coinvolto al massimo, no? E poi certo, è chiaro, ci sarà sempre una popolazione più calda, più vicina, l'altra un po' più fredda, un po' più distaccata. Però sta un po' a noi cambiare un po' questo meccanismo, farlo diventare proattivo, creando delle opportunità e stando vicino anche ai tifosi. Cioè, i tifosi vanno sentiti, poi le decisioni è naturale che le prenda la società, ma vanno sentiti non tanto nelle valutazioni tecniche, ma proprio nelle loro esigenze strutturali, perché a mio avviso il calcio ha bisogno dei tifosi, senza i tifosi non è un calcio. Sono pienamente d'accordo. D'accordo anch'io. Allora, io la ringrazio, Presidente, della sua disponibilità. Un'altra domanda, perché c'è Giorgio Lazzari di Calcio Toscano. Prego. Va bene. Buonasera, Presidente, noi non ci conosciamo, spero un giorno di poter fare la sua conoscenza.
Sarebbe molto piacere. Adesso è apparsa sullo schermo un'immagine dove lei regge una sciarpa con scritto solo Pisa. Solo qui. Sì. E questo mi ha suggerito una domanda. Non ero un po'... neanche ancora il presidente. Quella foto me l'hanno fatta che non ero neanche presidente, però qualche tifoso me l'ha messa in mano per fare la foto. Ecco, questo mi ha suggerito una strana domanda da farle. Visto la rivalità atavica che esiste tra le due città, Pisa e Livorno, la mia domanda le potrebbe sembrare assurda, ma se lei dovesse dare un consiglio a Livorno su come poter uscire da questa situazione, che cosa gli consiglierebbe, al di là della rivalità, detto sportivamente, come fosse un presidente del Livorno lei? Sì, sì, guardi, io sono riuscito a capire la rivalità toscana tra le squadre, tra Pisa e Lucca, Pisa Firenze, Pisa Livorno, e mi sono anche stupito perché, essendo piemontese, io lì avevo la rivalità, c'era la rivalità Torino-Juventus, però con le altre città non c'era questa rivalità campanilistica. Io l'unico consiglio che darei, il primo lo darei ai tifosi, di avere fiducia nel loro presidente, perché è un grande presidente, un presidente che ha lasciato una traccia nel calcio italiano. Ha lavorato a Genoa in una maniera unica, è venuto a Livorno, ha fatto vedere cose stratosferiche. Io credo che, tra l'altro, è un presidente a me molto simpatico. Io ho avuto modo di conoscerlo direttamente 2 o 3 anni fa, quando mi hanno presentato lui, e devo dire, gli ho manifestato immediatamente la mia stima, perché per me era un'icona quando era a Genoa. Gli ho parlato di Aguilera, di Scuravi, di quel favoloso Genoa allenato da Bagnoli, e quindi io credo che non c'è bisogno di niente, c'è bisogno che Spinelli sia sereno, perché sono convinto che lui riuscirà a quadrare il cerchio, perché l'ha sempre fatto, riuscirà a portare via dalle sacche delle paludi della retrocessione la squadra. Io mi auguro che si salvi, perché il derby Pisa-Livorno non può mancare, deve esserci, e quindi il Livorno che è nella stessa categoria del Pisa è la garanzia di uno spettacolo che noi dobbiamo esportare nel resto d'Italia, perché è un derby di cui si è sempre parlato. Io l'ho vissuto solo 2 anni fa e quest'anno, e ho capito cosa è davvero, cosa vuol dire la parola derby, per cui è bene che questo prosegua nel tempo, per cui il mio augurio è che proprio il Livorno si riesca a salvare. La ringrazio, Presidente. Allora, Presidente, io la voglio ringraziare personalmente della sua ampia disponibilità, e anche a nome di tutta la redazione sportiva di Telecentro 2. Avrei altre cose da chiederle, ma faremo veramente mattina. Un'altra volta, molto volentieri. Io le cedo invece... Io perché sono arrivato a casa da mezz'ora, un viaggio pazzesco, perché tornare da Trapani non è mica una cosa semplice. Appunto, mi immagino. Dovuto cambiare aereo a Roma, quindi, e poi mi sono fermato a Milano perché avevo un impegno lì. Domani sono di nuovo a Milano perché c'è l'assemblea di Lega. Per esatto. Cui, mi saluti il Presidente, che almeno... Va bene. Dicevo, le lascio la rete a sua disposizione se vuole fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori e soprattutto ai suoi sicuramente. Tifosi. Sicuramente, sì, sicuramente tanti auguri a tutti i tifosi del calcio innanzitutto, poi in particolare agli splendidi tifosi di Pisa, alla nostra curva, la curva di cui tutti parlano e che rappresenta davvero il nostro riferimento più importante, che ci emoziona ogni domenica. Io ho provato un'emozione a Trieste che non avevo mai provato, ho sofferto tanto durante quella partita, ma vedere quella curva alla fine della partita festeggiare, vedere poi la stessa curva 24 ore dopo all'arena a festeggiare con le maglia celebrativa e con la coppa della vittoria, sono ricordi indelebili che sono innanzitutto accentrati sopra la mia scrivania con una foto bellissima, e poi però sono nel mio cuore, quindi credo che sono cose che non dimenticherò mai. Quindi quando io sento cantare quella curva, e come me anche i giocatori e l'allenatore, tutti quanti, ci sentiamo sempre un po' più tranquilli, perché poi sappiamo che alla fine qualcosa in più lo otteniamo proprio per loro. Allora io le rinnovo i complimenti e tanti auguri da parte nostra. Grazie. A lei, Presidente. Grazie. A tutto il suo staff e soprattutto a tutta Pisa. Grazie, Presidente. Grazie, Giuseppe. Grazie. Corrado. Arrivederci. Grazie, tanti auguri, grazie. Auguri a voi. Grazie. Grazie, Presidente.